Dunque, è arrivato qui in condizioni stabili, instabili, come dicevo, al pronto soccorso, però probabilmente non siamo rimasti sorpresi. Lui è un grande atleta e quindi da un punto di vista generale è in condizioni ottimali, quindi ben controllato e quindi per questo motivo probabilmente sta rispondendo molto bene. Ecco, diciamo che pensiamo positivamente, siamo fiduciosi che questo suo stato pre-naturalmente trauma possa condizionare anche la stabilità del decorso. Speriamo, ecco, che questo possa essere confermato. C'è naturalmente da confermare la gravità del quadro neurologico e quindi quello, come stamattina vi spiegavo, andrà valutato nella prossima settimana quando le condizioni cliniche ce lo permetteranno. Quindi stabile, ma naturalmente grave da un punto di vista neurologico. Senta, ma avete fatto anche delle valutazioni sulle conseguenze che potrebbe avere sulla vista? Le conseguenze sulla vista ci possono essere senz'altro e quindi abbiamo anche chiesto consulenze da parte degli oculisti perché c'è qualche lesione naturalmente oculare. Il trauma è anche facciale e quindi è probabile che ci possano essere delle lesioni anche di quel tipo, senz'altro. Però sarà possibile naturalmente valutarlo e avere delle stime a livello oculare anche tra qualche giorno, difficile poterlo dire adesso. E lo stesso a livello neurologico? Lo stesso a livello neurologico, ripeto, i sedativi non ci consentono di poter fare una valutazione neurologica, il quadro è talmente compromesso che ci impone una terapia farmacologica per ottenere il coma farmacologico. Quando potrete, diciamo, togliere questa sedazione? È difficile dirlo perché naturalmente dipende dalla modifica e dei cambiamenti che ci possono essere, ma nel caso di stabilità è molto probabile che la prossima settimana, in accordo con i nostri consulenti e naturalmente con il chirurgo che l'ha operato, potremmo eventualmente pensare di poter sospendere la sedazione e valutarlo, però dovremmo decidere nella prossima settimana, non è possibile che io mi possa sbilanciare in questo momento. Ecco.